su internet, nelle sale slot, nei bar, in ricevitoria, sempre più persone giocano d'azzardo. Il fenomeno è in continua crescita in Italia come all'Elba e aumenta anche il numero di persone affette da ludopatia. Questa nuova patologia, che crea grossi disagi alle vittime e ai familiari, è considerata come una vera e propria dipendenza, simile a quella causata dall'alcol e dalle droghe, e come tale viene trattata presso i SERT. Abbiamo un approccio multidisciplinare ed integrato, quindi si parte con una valutazione medico-psicosociale, quindi una fase di accoglienza e di valutazione, seguita da un piano terapeutico integrato dove la persona sarà seguita sia dal punto di vista medico che dal punto di vista psicologico, che in questo caso anche forse soprattutto da un punto di vista sociale, perché parliamo di soggetti che spesso hanno perso anche il lavoro, hanno perso anche la rete di amicizie perché hanno chiesto aiuti di qua, la rete familiare, quindi insomma c'è tutto un lavoro molto importante sociale da ricostruire. Intanto l'ASL Elbana ha messo a punto un nuovo progetto per sensibilizzare i giovani e gli esercenti, per prevenire e arginare questo fenomeno. Noi cerchiamo di andare incontro a chi può presentare le problematiche, quindi andare nei luoghi o nelle situazioni in cui la problematica legata al gioco d'azzardo possa insorgere più facilmente.